Zeta, Sokolov, un po' di diabete Trentino, Sebastian Solé, Stock, Osani Juan, serenità di squadra fantastica, è un gruppo questo che vabbè, ce le giocheremo, però ci stiamo dando, noi stiamo crescendo di partita in partita. Kovar, abbiamo vinto tutte le finali con Kovar, dalla quadratura a una squadra che mancava un attimo per superare certi limiti che da qualche anno ci portavamo dietro, adesso è tanto. Bella, una vittoria bella. L'aspettavo. Bella. Non ho altri termini più elaborati per descrivere questa emozione per adesso. Poi dopo ci dormo su, bevo un po' di champagne, vedremo. Però ci voleva, perché lì la scimmia lì è che si arriva. Allora, prima è che non si riusciva a dare continuità, questa squadra perdeva sempre un sacco di partite, un po' così durante l'anno. Era importante andare, stare primi con continuità e dare regolarità. Primi regular season da un anno e mezzo, però manca sempre la vittoria, poi si arriva a Roma e non si vede il Papa. Abbiamo visto il Papa oggi, va bene così. Sì, grandissima, e faccio complimenti anche loro, sono venuti in tanti oggi a differenza di ieri, devo dire la verità, però sono stati bravi a crederci anche noi e siamo contentissimi perché non è scontantissimo, è una coppa veramente che conta tanto per noi, per la società, per tutta la città e niente, ce l'abbiamo fatta. La prima e l'ultima era stata a Trento, no? Quindi diciamo che sono grato a questa società per avermi ridato un'opportunità di poter vincere qualcosa, quindi è una vittoria bellissima, ma non perché è contro Trento, tutt'altro, una società che ammiro e che amo, però è una vittoria bellissima perché i ragazzi hanno veramente bisogno di crederci e questo passo era importante, quindi grazie alla Lube Civitanova, grazie. Sì, mi è mancato tanto, mi è mancato un sacco il campo, vivere queste sensazioni e sono contentissimo per tutta la squadra. Non c'è una dedica particolare, vorrei ringraziare Fabio Giulianelli di avermi tenuto con lui anche quando non sono stato bene, ha creduto in me e niente, lo ringrazio tanto.
Il successo della Lube Civitanova, di una grande squadra che porta i colori in alto nella pallavolo italiana, che è riuscita ad affermarsi con una partita stupenda, con una finale stupenda, e siamo felici che Civitanova vince una Coppa d'Italia, e questo è un risultato insperato fino a pochi anni fa e prestigioso. Prima Coppa da capitano, prima Coppa in generale, quindi da quando sono venuto qua siamo sempre nella Final Four. Ultimi 3 anni purtroppo perdevamo sempre in semifinale, però quest'anno abbiamo fatto quel passo avanti con la vittoria di ieri, e oggi abbiamo dimostrato quello che dimostriamo tutto l'anno, che siamo pronti di giocare le partite difficili e di vincere. Una vittoria bellissima, perché questa Coppa Italia mancava davvero da tantissimo tempo, e quindi è una soddisfazione enorme, soprattutto anche a guardare il campo e vedere giocatori che nel corso di questi anni hanno avuto problemi, che hanno giocato con sacrificio, si sono allenati, si sono ripresi, hanno giocato e abbiamo vinto, e sono veramente soddisfatta anche per tutti loro, per tutti quanti, per i tifosi che ci hanno seguito, per le Marche tutte che in questo momento stanno tremando. Io veramente la dico a tutti quelli che ci stanno ascoltando e tutti quelli che fanno parte della nostra regione questa vittoria, perché questa vittoria sia ad esempio anche per loro di cercare di risollevarsi da ciò che stanno vivendo. Noi ce l'abbiamo fatta, mi auguro che anche tutte le Marche ce la facciano. Grazie davvero a tutti.